A grande richiesta dopo le banane e gli spiedini di frutta, quest'anno torna il gelato fritto come piatto protagonista dell'evento. Si inaugura venerdì 1 luglio, la 7ª edizione della Festa del Fritto a Tombaccia di Fano, una manifestazione organizzata dall'associazione Quedla dal Fiume con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Proloco. Ci saranno spettacoli, musica, mercatini, giochi per bambini e buon cibo. La parte gastronomica sarà affidata come sempre al ristorante La Perla e sabato sera non mancherà un maxi schermo per vedere in compagnia la nazionale azzurra nei quarti di finale degli europei di calcio. Siamo pronti a partire, anche se quest'anno, ripeto, abbiamo delle difficoltà in più perché ci troviamo il venerdì subito un ostacolo, la notte rosa e il carnevale, però noi ci facciamo coraggio, non abbiamo paura di niente, andiamo avanti. E il sabato uguale, purtroppo, fortuna che l'Italia ha vinto, c'è una partita importante Italia-Germania che frenerà un po' di persone, però cercheremo di mettere televisioni, schermo gigante, un po' di tutto dentro, e venite pure a vederla da noi che ci divertiremo, insomma. Quale sarà il programma di queste 3 giornate, un ricco programma? Sì, assolutamente sì, sono 3 giorni che sanno guardare innanzitutto alla musica appassionata per questi eventi, che è liscio, e quindi nel palco principale avremo 3 favolose orchestre: Mangan il venerdì, Rosy Velasco il sabato e La Tradizione la domenica. Un palco secondario adatto per i giovani, dove ci saranno tante band rock locali che si esibiranno e quindi potranno appassionare anche i giovani che interverranno alla festa. Un mercatino lungo la via con motori, con altre attività molto interessanti, e il fritto che sarà allestito nei nostri stand per dare la possibilità di menù di pesce, menù di carne, menù di verdure, e quindi questa prelibatezza che accompagnerà i 3 giorni. Quest'anno non mancherà il gelato fritto, ritorniamo alla 4ª edizione quando creammo il gelato fritto e quando tutti ci hanno chiesto di questa pietanza prelibata, quindi ritorniamo al gelato fritto. Dopodiché sport e raduni di motori, perché abbiamo la gara podistica, la 6ª edizione del trofeo Festa del Fritto, che vedrà praticamente partire da Tombaccia e arrivare a Caminate, quindi un 10 km, e poi il Vespa Club con il Memorial Solli, che praticamente verrà, attraverserà le colline per poi giungere a mezzogiorno alla Festa del Fritto, dove noi li accoglieremo. Quindi un programma veramente ricco.